senti anche tu? Io non sento nulla. Esatto, deve essere vicina. Ma chi? L'imperatrice Jaguaro. Non appena si mostra, gli altri animali tacciono. Meglio non attirare la sua attenzione, no? Giusto, non dovremmo fare piano anche noi. Dicembre 1604. Ho trascurato questo diario troppo a lungo, ma siamo stati molto impegnati nella costruzione della missione. Ogni giorno arriva altra gente, nativi del luogo che vogliono convertirsi, soldati stanchi della guerra, altri la cui fede è stata messa a dura prova dal lungo e periglioso viaggio attraverso la giungla. Tutti attratti dalla novella della purezza attraverso il lavoro diffusa da Lopez. Lavoriamo dall'alba al tramonto e poi Lopez, o Angel de la Cruz, come si fa a chiamare ora, passa la serata predicando i principi della missione per scoprire il prescelto. Si è molto tranquillizzato e se qualcosa ancora lo tormenta, probabilmente adesso lo tiene per sé. Domani cominceremo a costruire la biblioteca, dove lo scrigno verrà conservato finché non giungerà il momento che il prescelto lo trovi. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro. Qualcuno ha pensato che questa rappresentazione della morte di Cristo andasse ravvivata un po'. È incredibile come le credenze di culture differenti possano giungere a fondersi nel tempo. Hai visto? Era un condor. Che uccelli magnifici. Deve essermi sfuggito. Qualcuno qui crede che siano di buon auspicio, ma sono solo uccelli. La gente ama pensare che andrà tutto bene. E va bene così, basta solo che non si limitino a sperare. Questo libro di preghiere rilegato in pelle sembra risalire alla fine del XVI secolo. È in ottime condizioni.
parla di qualcosa nei dintorni. Nuoto con una tartaruga, visibile solo a coloro che si spogliano di ogni paura. Non ho abbastanza spazio. San Giovanni fu l'ultimo degli apostoli di Gesù a morire e l'unico la cui vita non terminò con il martirio o il suicidio. In quanto autore di 5 libri del Nuovo Testamento, è il santo patrono dei teologi e degli studiosi. Grazie alla sua longevità, riuscì a istruire molti allievi, i quali proseguirono la sua opera dopo la sua morte, generando una tradizione di studi religiosi mai interrotta fino ad oggi. Da tempo si rincorrono voci di mostri, in mancanza di un termine migliore, nell'area che circonda la missione di San Giovanni. I locali si rifiutano di parlare degli avvistamenti. Diventano scontrosi quando vengono chiamati in causa e generalmente corrono a rintanarsi in casa. Comunque, credo fermamente che una volta convertita, la popolazione vedrà questi mostri come pure e semplici superstizioni, ombre che svaniscono nella luce del Signore.
Si tratta di due leggendari alberi che si completano a vicenda. L'albero Sheshen secerne una sostanza il cui contatto è velenoso, neutralizzabile solo dal nettare dell'albero Shaka, che è l'unico che può impedirne l'effetto gravemente ustionante. La cosa affascinante di questi alberi è che crescono sempre vicini. Secondo la leggenda, due fratelli, principi guerrieri, si batterono all'ultimo sangue per amore di una donna e morirono l'uno tra le braccia dell'altro. Implorarono perdono agli dèi, che decisero di concederglielo. Kinich, il più gentile, si reincarnò nel benevolo albero Shaka, mentre Tizik, il più rancoroso, si trasformò nel velenoso Sheshen. Sento puzza di guai. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. C'è puzza di uova marce. Zolfo,